Matrix è come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. Come a destra per due. Mi scusi, dei tre telefoni qual è? Due! Non mi ha capito bene, volevo dire dei tre telefoni qual è quello col prefisso. Tarapia tapioco, come se fosse Antani con la super prematurata, la supercazzola o scherziamo. Tarapia tapioco, prematurata, la supercazzola. L'ultima puntata! Vogliamo almeno 8 milioni di messaggi, tutti ubriachi, no, tutti ubriachi, sì, no. Ma di brutto di birra. Mamma mia, che schifo. Buongiorno a tutti, l'ultima puntata del 2023 dello Zoo di 105. Andiamo, sì. Vai, sì. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Sono triste. No. È arrivata l'ultima diretta di questo infinito 2023. E la cosa che più mi viene da dire è... Ma che cazzo ce ne frega? Esatto. Tra due ore siamo in vacanza fino all'8 gennaio 2024. Suca! Musica da Capodanno, ma quella da ristorante in periferia con le vecchie vestite a specchio e i mariti con mezza palla di fuori dal pantalone e pianista con la tastiera degli anni 90 con il suono dell'uccellino e il clap delle mani. E vai che parte il trenino! Sta partendo anche a Miami da Paolo Nois e Marco Mazzoli. Wow, ma che belli che siete! Vai, vai! Salutiamo Pippo Palmieri in regia. Salutiamo Wender, Lucilla, Johnny. Salutiamo anche quella testa di minchia di Francesco Maggioni. Che cazzo è? E salutiamo la Chicca, Letizia Puccioni, ciao. Fabio Alisei, eccomi. Paolo Nois e Marco Mazzoli. E viva gli stipendi! Che il Natale sia più bello di sempre. Jingle! Jingle! Buon Natale, ragazzi! Auguri, buon Natale! Che auguri. Bella la riconoscenza! Vieni anche tu! Natale, dai! Nel mondo che non ha regole. Buon Natale a tutti dallo Zoo di 105. Buongiorno Italia, buongiorno. Com'è andato al ristorante romano? È andata bene? Fabio è armato, c'è una cartucciera. C'ho la cartucciera di birrette, ragazzi. Il regalo di Natale di Pippo Palmieri. Mamma mia. Cartucciera di bigliette da grigliata. Questa, ragazzi, è proprio bella, fa. Sì, questo è il mio regalo, ragazzi. Il mio regalo sono, è sono birre quelle che vedo. Queste sono birre, però adesso sono a temperatura ambiente, poi le refrigereremo. Quindi vabbè, Alisei oggi l'abbiamo perso completamente, sappiatelo. Sì, da domenica. Pippo, noi non vediamo la scaletta, non so per quale motivo. Adesso Marco, improvvisiamo. Andiamo a braccio per Giove. Adesso la vedo, è comparsa. Aiuto. Vabbè, ieri sera, allora questa ve la devo raccontare perché voi avete fatto il pranzo di Natale, mentre Paolo Nois ieri sera. Paolo? No, ragazzi, sono stati imbarcati. Allora, Paolo e Stefania Nois hanno un problema. Loro continuano da anni ormai a fidarsi di questi due cialtroni che continuano a imbarcarli in cazzate. No, guarda che la cialtrona è mia moglie. Sì, vabbè, mia moglie che ha organizzato tutto. Sì, ma imbarcata dai due cialtroni. Dai due ciuccioni, dai. L'ha deciso i ricchioni e dobbiamo accettarlo. Questo è il riversare del tuo odio. In realtà, non è odio, stai trasformando la situazione. Va bene. Ieri mia moglie, per vendere tre sedie, ha messo in piedi il mercatino, il garage, come si chiama? Che figata!
Italia. Sì, ma l'ha fatto in una piazza dove non passa nessuno mai. E la cosa bella è che i due cialtroni hanno portato addirittura borse di Louis Vuitton da vendere. Lei aveva la pretesa. Scusa, te lo devo dire, però. Cosa? Tua moglie aveva la pretesa di vendere un tappeto con la tua faccia e quella di tua moglie. No. Sì, allora, sì, a 300 euro. Cioè... l'amore è. Sono queste figure. Ma siete voi due, siete voi due. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, io non lo sapevo. Quindi io volevo andarmene a letto, che sono stanco. Però e invece bello. Sono stato 4 ore seduto in una piazza. Ti è andata meglio di me, comunque. Sì. Perché io ieri ho litigato, tra virgolette, con mia moglie. Siccome mia moglie ha preso l'ennesimo lavoro e non la vedo mai. E oltretutto, come ho già confessato, non me la sta dando da un po' di tempo. Ah, sì. Ho detto: bon, da oggi in poi ognuno vive la propria vita. E quindi ieri ho accettato di andare in quel posto di merda in moto con i miei amici. Sai, i miei amici motociclisti, no? Che, sì, una roba. Allora, ho preso un freddo dalla Madonna, mangiato malissimo, tutti sdentati in sto posto. Compresi con le barbe... i tuoi amici cialtroni. A proposito di sesso coniugale, Marco, oggi devo riportarti due frasi che sono state esternate a tavola da nostre due stimatissime colleghe. Andrei in ordine di importanza. All'esclamazione "le pompe sotto la doccia sono belle", la chicca si è alzata in piedi con gli occhi a cuore urlando "sì!" Nel silenzio generale con i giapponesi che la guardavano. Ma direi che la frase del pranzo di oggi è la Puccioni che nel totale silenzio con un piatto di pasta alla matriciana davanti dice: beh, in fondo le fiche da vicino sono tutte uguali, mica come i cazzi. Come? Questo Puccioni. È stato il nostro pranzo di Natale. Io oggi volevo indossare anch'io il maglione di Natale dello zoo, ma fa un pelo caldino anche qua qui, per metterlo. Marco, non puoi capire, sono 50 gradi. 18 gradi oggi a Milano, 18 gradi. Come possibile? Ce ne sono di qua. Ce ne sono di più lì che qui. Sì, sì. Ce ne sono 12. Aspetta che vi dico quanti gradi ci sono a Miami in questo momento. Allora, no, 20 dai, 20 gradi. Vabbè, comunque sta lì, 20 lì, però stamattina... Comunque ragazzi vi dico solo che venerdì prossimo ci saranno 10 gradi a Miami fino a non si sa quando. Quindi preparati. Ottimo. Caro Paolo. Allora me ne sto in Italia. Ti conviene, esatto. Guarda, ti conviene. Allora abbiamo chiesto agli ascoltatori di mandarci un po' di letterine di Natale. Voi avete scritto la vostra per caso? No, mai. Ma vai, no, mai. Sono ubriaco da domenica alle 6. Infatti ieri quando l'hai proposta, Marco, dovevi un po' intuire il fatto del silenzio. Nessuno sulla chat. È bravo Paolo. No, perché in realtà sulla chat dello zoo, che si chiama Zoo Life, ed è un po' dove ci sfoghiamo, dove organizziamo le puntate eccetera. C'è anche Harrison Ford. Sì. Vogliamo farli sentire tutti? No. Dai. No. Nella chat dello zoo praticamente ogni tanto scoppiano dei buboni, no? C'era un po' di malcontento generale. Quindi vabbè, la mia idea di scrivere la lettera di Natale sarebbe finita malissimo. Ma allora scusa Marco, diciamo che nei confronti dell'azienda per la quale lavoriamo non c'è grande simpatia. Allora, io non capisco momento. Tutto questo malcontento dopo che guadagniamo meno di quanto guadagnavamo nel 2006 e il nostro contratto è bloccato da 5 anni con il 15% in meno dovuto al Covid, che anche il CDC ha detto che è finito 2 anni fa. Però, no, ma poi aspetta, perché aversene a male, Marco? No, ma la cosa che devono sapere gli ascoltatori è che, a parte il togliere un 15% a tutti dallo stipendio, e che non è mai stato reintrodotto nonostante il Covid e l'emergenza fosse finita, ma loro fanno anche le feste in cui si vantano dell'aumento. Cioè dicono: ragazzi, quest'anno l'azienda sta andando alla grabbia, ha fatto il più 40% e tutti. No, però c'è la distinzione, cioè c'è una cosa, Cologno e poi c'è Via Turati. Ah, ok. Ma anche quando ti arriva il contratto l'ultimo giorno di lavoro dell'anno, che ho scritto firma qui. Dice, ma scusa, il contratto dovremmo parlarne. Sì, ormai siamo arrivati allo schiavismo. C'è un parallelismo con le strenne natalizie di Fantozzi. Sì, sì. La Bertuccia. Ma ragazzi, ma ormai il mondo sta veramente al contrario. Tutto va al contrario, completamente. Cioè, se tu prendi il pianeta Terra nel 1997 e lo guardi oggi, è completamente l'opposto. Cioè, una volta tu lavoravi, portavi dei risultati, automaticamente il posto per il quale lavoravi ti dava un aumento se andavi bene oppure ti mandava a casa se andava male. No, adesso se va male fai schifo, rimani, bravo, rimani lì, ne conosciamo tanti che girano con i fogli nei corridoi. Se vai bene, non rompere il cazzo, dai, vabbè, hai fatto un po' meglio. Boh, non lo so. Comunque volevo rassicurare gli ascoltatori che scrivono: no, dai, le letterine, no, vi prego, tranquilli, non le abbiamo fatte. Non le abbiamo fatte, vai sereno, vai proprio però serenissimo. Però abbiamo quelle degli ascoltatori in due possibili varietà. Allora, o due trenini di messaggi già montati, oppure le sentiamo centellinate una a una e le commentiamo. Come volete voi, siamo pronti su entrambi i fronti. Ma possiamo commentarle mentre vanno, dai. Allora, le sentiamo una a una?
Dai, sentiamone una adesso intanto. Avete voglia? Esatto, dai, la scelta sbagliata, perfetto. Ecco. Ti ho fatto anche gli occhi. Ti ho fatto anche gli occhi. Era una cazzata. Marco, era una cazzata. Ah, dobbiamo sentirli uno a uno? No, era una cazzata. Trenino già montato, sistemato, fatto. E sentiamolo, dai, scusa. È bello iniziare. Ti ho fatto gli occhi, ti ho fatto i trenini, bellissimi. Ma non si vedono. Non si vedono, sono coperti dall'alcol. Fabio, sono coperti dall'alcol i tuoi occhi. Ma infatti ho detto alla Puccioni, fagli tu gli occhi. Mi fa, la fica da vicino. È anche la fica, la fica. Sentiamo il primo trenino di lettere di Natale degli ascoltatori dello Zoo. Andiamo, vai Pippo, vai. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Caro Babbo Natale, non so se tu esista, ma come regalo vorrei altri 20 anni dello zoo, che negli ultimi 3 anni, tra esaurimenti nervosi, forti depressioni e tanta voglia di farla finita, grazie a loro sono riuscito ad andare avanti e piano piano a risolvere tutti i problemi. Non chiedo niente, chiedo solo che i ragazzi abbiano la fortuna, la felicità per tutti loro, affinché ancora noi possiamo godere 20 anni ancora di loro. Non chiedo nient'altro. Un forte abbraccio, un vostro caro ascoltatore. Grazie. Io vorrei chiedere solo una cosa a Babbo Natale. Levami il traffico da Roma, li mortacci tua. Caro Babbo Natale, io quest'anno vorrei soltanto una cosa da te. Il pupazzetto di Super Comparsa, che quando ti schiacci la testa, lui si mette a cantare Babbo Natale, merda. Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei tanto un fisico asciutto e un conto corrente gonfio. Non fare come l'anno scorso, che ha invertito le richieste. Grandissimo pezzo di me. Oh, Babbo Natale mio, ma ho portato i soldi, un nuovo orologio fumaghezzi. Caro Babbo Natale, io per quest'anno vorrei un solo regalo. Un bel nipotino da parte di mio fratello, che ci sta provando da mesi con la sua compagna. Chiamala tu. Ciao Paolo Noyes, sono Babbo Natale, ma anche Indiana Jones e Han Solo di Guerre Stellari. Ho saputo che da giorni usi la mia voce nella chat dello zoo e questa cosa non mi va tanto, perché i tuoi colleghi si sono rotti le scatole di sentirsi mandare tua madre è una pezzo di merda e quel messo in croce del tardo. Quindi stai attento, fungo porcino con la cresta da gallo terrore. E ora ultimo messaggio di un nostro ascoltatore. Bravo. Caro Babbo Natale, vorrei che mia moglie mi desse il c***o. Ecco. Grazie. Sotto il bip c'era culo, Ma cioè, scusa, perché non mi piace parlare con Harrison Ford? No, no, è un incubo. Queste cose non me le dite mai in faccia. Ma scusami. No, avete usato... Finisce la puntata e Harrison Ford fa, diciamo, voi tira le somme. Un altro attore. Ma è un lavoro della Madonna, oltretutto, perché devi prima scrivere il copo, poi lo scarichi, poi lo mandi. Faccio pratica. Vogliamo sentirli tutti? È il mio alter ego. Ormai. Vogliamo sentire tutti i messaggi? Direi di no. Natale, dai. Abbiamo deciso di aprire questa puntata con solo blocchi di Natale e il primo è quello di Caro Diario, dedicato appunto alla festaccia, con i due protagonisti che sono il Ciccio e Cosa Figa. Ci colleghiamo. Viva Gesù! Fabio. Diario, 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 nelle pagine scritte. Diario, non sto più nella pelle, sta arrivando il Natale. Beh, oggi è stata una giornata anomala. Senti cosa è successo. Allora, questa bellissima anatra di legno di 6 kg per i miei amici Vincenzo e Sara. Ne saranno felicissimi. Pacchetto, tac. Storia vera, tac. Questo invece è il capello verde oro per il mio avvocato non vedente. Purtroppo c'era solo questo colore. Ma tanto non credo che gli importi molto. Uè, Fernet, che fai? Fernet? E chi è Fernet? Io non mi chiamo come un digestivo. E poi non vedi che sto impacchettando gli ultimi doni? Mamma mia, e questo pappagallo per pisciare per chi è? È per il nonno di un mio amico. Ma come, fai regali anche ai parenti dei tuoi amici? Eh sì, è mia usanza essere gentile con tutti i più parenti a Natale.
mi fa stare bene. Ma scusa, Larrington, quanto spendi a Natale? Larrington? A parte che no, mi chiamo Larrington. Beh, più o meno fai, cioè, un 2-3, riporto 4. Mio zio c'ha la macchina rossa, gli Aeromide mi piacciono un sacco. La 21, meno 6, più 4, riporto 7. Bambi, è roba per f***i, sono circa a spanne 32. 32 euro? Eh no, 1000. Minchia. Oh, madonna. La madonna. Ma sei deficiente? Ma tu spendi 32.000 euro ogni Natale per fare i regali a gente che manco conosci? Brutto figlio di puttana, maledetto cretino. Guarda, non ti strappo la giugulare con i mignoli perché ho appena messo lo smalto. La madonna, che assoluta mancanza di spirito natalizio e che ferocia nella risoluzione verbale dei contenziosi familiari, nonché che specifica e non tollerante indisposizione verso le iniziative personali del proprio partner. Brutto figlio di troia. E io che pensavo che fossimo dei barboni perché guadagni poco, perché sei solo un fallito. Invece i soldi finiscono in regali di Natale ogni anno, brutto demente squilibrato. Secondo me non l'hai presa bene. No. Presa bene? Vorrei avere un catino per poterti dissanguare completamente, per poter imbottigliare il tuo sangue e farci le conserve, brutto bastardo. Ma amore, ma per me il rito del Natale è importante. E poi sono sicuro che prima o poi tornerà indietro tutto quello che faccio per il prossimo. Certo. Aspetta, guarda qui. Cosa? Qui. Qui? Sì, stai fermo così. Così? Sì, perfetto. Aia. E adesso immagino che se tu hai speso 32.000 euro per gli altri, per me avrai speso almeno 100. In realtà un pelo meno, ma ne sarai entusiasta. Cosa mi hai regalato? Madonna. Ma, amore, ma non si dicono i regali prima di Natale. Cosa mi hai regalato? Ma amo... Dillo, ora! È un biglietto esclusivo in prima fila per un concerto di Pappalardo. No. Chi? No. Pappalardo. No. Quello che ricominciamo. Cazzo, è un artista top. Uno di quelli che quando moriranno faranno almeno 3.000 condivisioni con i post di rimpianto. Sì. Che fai, amo? Cerco un catino. Devi lavarti i piedi? No. E che fai con quelle bottiglie vuote? Nulla, sereno. E col coltello? Tranquillo. Secondo me non ti è piaciuto. No. Mamma mia. Hai capito, caro diario? Purtroppo fatico a scrivere con le flebo. Il medico dice che rimanere vivi solo con mezzo litro di sangue rimasto in circolo è un miracolo. So che è il suo modo per dimostrare affetto. In fondo, se non ci tenesse, non sarebbe così sanguigna nelle sue reazioni. Beh, la parola sangue è meglio non usarla per un po'. Sì. Almeno fino a quando non saranno finite le bottiglie di conserve del mio sangue che ha fatto la mia fidanzata. PS. Credo che il mio avvocato non vedente abbia non apprezzato il berretto oro e rosso. Qualcuno deve averglielo raccontato. Stamattina me lo sono ritrovato ai piedi del letto con dentro le feci col sangue. Si è pure sforzato, sto ingrato. Diario, diario, diario. Nelle pagine scritte con la penna del cuore. Diario, diario. Praticamente
Senti, quello che avete appena ascoltato è un estratto della vita privata di Paolo Noyes e sua moglie. Cioè, perché è tutto. No, non credo, sai. È un mix. È un mix. Sì, è. Un atto di ispirazione. Sì, certo. Allora, dicono che l'intelligenza artificiale adesso può prevedere anche il giorno della nostra morte. Secondo me è una puttanata pazzesca. Ma come fa a sapere se vieni investito da una macchina o ti viene un brutto male? Diciamo che questa cosa qua la può fare solo Paolo Fox, che è uno che comunque vede lontano. Possiamo fare il Paolo Fox artificiale, possiamo provare. Quello che diceva: il 2020 sarà un anno meraviglioso. Bellissimo, viaggeremo tutti, minchia, tutti bloccati in casa. Che precisione. Mamma mia. Senti, poi allora un ascoltatore o ascoltatrice dice: a proposito di cialtroni, scusate se cito la famiglia dei Reali autoproclamata, ma ho appena scoperto che uno dei nostri fornitori lavora in una società di ottica. In seguito a questo caso ha troncato la produzione e distribuzione del suo brand di occhiali. Godo. Vabbè, adesso godere del male degli altri, esatto, no. Esatto, anche no, meno. Quello è, cioè, quello è brutto. No, allora, scusa, è una cosa che si fa, ma in privato. Esatto. Ecco. Cioè, godiamo tutti di questa roba, ma non diciamo. Comunque, se gli ascoltatori vogliono mandare altre letterine mentre siamo in onda, noi abbiamo un altro trenino, però ne possiamo montare un altro, tipo Wender. So che oggi ha una voglia pazzesca di lavorare. Ma proprio tanta. È incentivato, ma proprio di brutto, no? A fare di più. Marco, è Lucilla col sangue dal naso sulla postazione di Paolo, che secondo me non è attivissima su Telegram. Più o meno. E poi qualcuno dice: ma cazzo, quest'anno non fate il riepilogo del cenone di Natale? Non c'è stato. Non l'hanno fatto. Ma ve l'ho detto che il mondo sta andando al contrario. Una volta si viveva in questa azienda per il famoso cenone di Natale, perché poi scattava veramente l'ignoranza totale. Ecco la sensazione di vuoto che ho. Sì. Non ho più quei sensi di colpa. Cioè, ogni anno questo era il giorno in cui mi svegliavo la mattina dicendo: perché l'ho fatto? E il naso chiuso. Oh, ragazzi, noi stavamo per scrivere la trama di un film grazie a quella cena che abbiamo fatto, l'ultima che abbiamo fatto, che era pre-Covid, credo. Sì, era... ma tu non c'eri quando ho affrontato i presidentissimi completamente. No, l'anno scorso era. Ah, no, l'anno scorso ha spaccato il biliardo. Cos'è spaccato l'anno scorso? No, due anni fa. L'anno scorso. Io nel 2019 ho fatto piangere un po' di persone, non so se ti ricordi. Allora, nel 2019 abbiamo menato Barticolucci. Ragazzi, allora, questo è per l'azienda. Se la fate, non ce lo dite. Noi non dobbiamo esserci. Quella serata lì per noi è un problema. Ma non è vero, è la serata più bella del mondo. Vediamo il peggio. Madonna, perché poi tra l'altro noi non conosciamo tutte le persone che ci sono. Mamma mia. E quindi lì, una volta che bevi 2, 3, 4, 5, 10, 20, 80 bicchieri di alcol, che figure cascine. Sì. Bellissimo. Che figure. Poi ci sono proprio, sai, il momento fantoziano quando i grandi capi salgono sul palco e fanno tutto il pippone e lì vedi il leccaculo dell'azienda. No, quando è successo quest'anno io non so in preda a quale follia mentale. Sono andato sotto a fargli il verso l'anno scorso. No. Mamma mia, con tutti imbarazzati, dicevano: vieni via. No, vieni via, non lo fare. Paolo. Ma dov'ero io? C'era il capo del capo. No, mi guardava come per dire: ti cancelli. Anche c'era l'anno... Sauron. Che anche l'anno che abbiamo rubato il mandolino a Nick the Nightfly, che stava facendo la sua canzone. E siamo entrati con i pantaloni abbassati urlando Last Christmas sulla sua canzone. Secondo me, un pelo abbiamo esagerato. Un po' sì. Ma la colpa è dell'azienda, non ci coinvolge, non ci fa fare le robe. Io dico: dacci quei 20 minuti da sobri, così noi siamo contenti. Ma anche 5 va benissimo. Invece, vedendoci tagliati un po' fuori, uno dice: vabbè, allora a sto punto. No, ragazzi, a noi fa male l'alcol, ragazzi. A Fabio. Ci fa male. Fabio. A tutti, io divento cattivo con l'alcol. Purtroppo divento. Mi vergogno tantissimo. Tu diventi una merda. Mamma. Che cazzo dico? Faccio. Con l'anello dello zoo, tu questo anello non ce l'avrai mai. Povero Barco. Ti chiedo scusa, Barco, per la volta. Ho esagerato veramente. Mamma mia, che schifo. Bene, ragazzi, abbiamo un altro prodotto di Natale da non perdere. Lo trovate in edicola, un'altra collezione della Hobby & Bobby per Natale. Prego, Pippo, andiamo. Ehi, amico della collezione. Sì, dico a te, persona con probabili disturbi di personalità che ripiega su porcherie comperate in edicola piuttosto che passare del tempo a socializzare con il prossimo. Per te che sei uno stronzo, al quale spigliamo da anni ingenti quantitativi di denaro per cose che entrano prepotentemente ai vertici della classifica della futilità fortemente inquinante, arriva una nuova ed entusiasmante collezione firmata Hobby & Bobby. Tutti gli addobbi e le luci del Natale da mettersi sul c***o.
adesso. Si avvicina il Natale. Anzi, è praticamente alle porte. E l'esigenza di avere qualsiasi cagata da appendere in casa per mostrarci dei festanti coglioni che hanno addobbato la nostra fetida casa ci impone lunghe sessioni in pidocchiosi centri commerciali cinesi, dove la probabilità di morire folgorati dopo l'acquisto aumenta spropositatamente. Buono. La Hobby & Bobby ha pensato anche a voi. Ma come sempre ha trovato un metodo esaltante ed unico per fare la differenza. Quale? Perché addobbare la casa e i balconi e quindi essere legati solo ad un luogo per la manifestazione di festa? Quando si può avere la possibilità di essere addobbati direttamente noi stessi e così portare con noi lo spirito del Natale, da mostrare e dimostrare con orgoglio a chiunque e in qualsiasi momento. Cappello. Esce in edicola tutti gli addobbi e le luci del Natale da mettersi sul c***o. Addobbarsi l'uccello è ormai un trend internazionale e per alcuni è una vera nuova mania. Grazie a un semplice pacchetto batterie inserito in un Alan Intruder di nostra concezione, potrai avere abbastanza energia per poter alimentare per 12 ore gli addobbi e le luci natalizie da porti sul c***o. Nella collana troverai incredibili varianti per dare al tuo cazzo l'aspetto natalizio di tuo piacimento e magari cambiarlo ogni giorno delle feste. Travestiti il cazzo da mini Babbo Natale senza volto e poni la slitta all'altezza dei coglioni. E grazie a due aste di legno, poni le mini renne innanzi al prepuzione, come se il tuo cazzo stia volando a portare i doni a tutti i bambini buoni del mondo. Molto bello. Metti il costumino da albero attorno al tuo cazzo, precedentemente messo in stato erettivo, grazie a delle apposite pillole induricazzanti. Induricazzanti. Illuminalo con un bel po' di palle delle stesse dimensioni dei tuoi coglioni e accendilo a intermittenza con le batterie nel culo, grazie all'Anal Intruder. Ecco. E se i tuoi amici e parenti non rimarranno abbastanza stupiti quando gli mostrerai il cazzo addobbato al cenone di Natale, aspetta il Capodanno e spararà dal cazzo alla mezzanotte precisa con il kit di cazzo d'anno col botto. E infine aspetta l'Epifania per vestire il tuo cazzo da scopina e farlo cavalcare da una mini Befana. Il tutto per riempire le calze di gustose cazzamelle, le caramelle del cazzo della cazzofana. Tutti gli addobbi e le luci del Natale da mettersi sul cazzo è un prodotto Hobby & Bobby. E con la prima uscita, il cazzepe, il presepe da mettersi attorno all'uccello, che darà all'immagine della natività una stellona cometona coi coglioni, nel vero senso della parola. Molto bello, eh? Un po' troppino. Sentito, mi stavo lamentando anche dei bimbi. Quindi i peli cazzo fanno il muschio, bello. Mica che è geniale. Cazzo, io voglio la cazzofana. La cazzofana. Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Come mai? Pensa al peggior programma radiofonico com'è invece. Mamma mia, vabbè, a tra poco ragazzi, buon Natale. Vi ho girato un video ragazzi, ma l'avete visto? No, l'ho visto. Hanno beccato due politici, che si stavano, due uomini che si stavano inculando dentro la sala riunioni di Capitol Hill. Natale quando arriva arriva. Natale quando arriva arriva. Però vedi, due pesi due misure, l'avesse fatto un uomo di Trump, di Neanderthal, scandali e robe, invece l'hanno fatto quelli di Biden e va bene così, va bene Natale. Va bene. Sempre amore, Marco, è sempre amore. È il simbolo delle istituzioni. Ma di quale? Che cazzo, Capitol Hill. Appunto, dico, dai, incularsi. Ma scusa, come si fa a entrare così? No, lavorano lì loro, hanno detto, tanto non c'è nessuno. E dico, ma lo saprai che è uno dei posti con più telecamere di sicurezza al magari mondo? Magari l'hanno fatto apposta, Marco, gli piaceva farsi guardare. No, ma non si vede l'inculatore, si vede l'inculato, si vede la schiena inarcata dell'inculato. E la faccia? Si intravede. Ho girato il video. Non è un buon regista. Allora è fake. Fa anche la ripresa, come per dire, guarda dove sono, cioè me lo sto inculando in questa stanza qua, capito? Cioè proprio preso video bene. Videochiamata per gli auguri di Natale. Invece c'è una roba misteriosa, sai che è uscita sta notizia da poche ore del fondatore di Facebook,
che vedi che io alla fine c'ho ragione. Sai che voglio comprarmi il bunker, voglio farmi una fattoria nel bel mezzo degli, che poi ho scoperto gli Stati Uniti hanno praticamente più della metà della popolazione che vive sulla costa est, 260 milioni. Dalla metà in poi degli Stati Uniti ci vive il 20%, di cui diciamo la maggioranza sulla costa ovest. No, sulla costa ovest vivono tutti in California, negli stati che conosciamo. Dove c'è la faglia di Sant'Andrea? Lì in mezzo vive solo l'8%, quindi c'è un sacco di spazio libero per me per fare quello che voglio fare. Comunque Zuckerberg, il faccia di cazzo, si è costruito si è comprato un complesso di oltre 500 ettari dove all'interno ci sarà un enorme bunker post-apocalittico. Perché? Antiatomico, ma nella zona delle Hawaii non è una mossa furba? Beh, scusi, le Hawaii, che cazzo, anche i missili, ho capito, lontano, devi guardare anche la signora Terra che cos'ha in quella zona. Guarda, quella le Hawaii zona sono grosse, vulcaniche importanti. Sono grosse però, cioè se tirano un bombolone, che ne so, nel centro dell'America non arriva fino alle Hawaii. Sì, ma parte il bombolone, comunque è una zona sismica. Io importante. Ho una teoria, ragazzi, secondo me la moglie è una gran rompicoglioni e lui si è fatto il suo grottino con la scusa del bunker, dice: cara, vado un attimo a allestire il bunker, e se ne sta per i cazzi suoi due ore. Allora, dovete prepararvi all'impossibile, perché le elezioni 2024 saranno fondamentali e riguardano purtroppo anche tutta l'Europa, cioè quello che accadrà negli Stati Uniti nel 2024 si rifletterà poi su tutta l'Europa. Vedrai che ne faranno una enorme, tipo una guerra con la Russia, qualcosa tirano fuori, un'altra pandemia, perché siccome sanno che perdono, quelli che attualmente sono al governo, faranno qualcosa di eclatante per fare in modo che non si possa votare. Tipo bombardare una portaerei iraniana due giorni prima delle elezioni. Qualcosa dove non sarà possibile votare, vedrai, perché altrimenti perdono e loro non vogliono perdere. Come l'altra volta. Però in America è abbastanza usanza comune farsi il bunker. Facciamo. Paolo, perché questa faccia? Ci stai pensando, Paolo? È la faccia da bunker. Vuoi il bunker? No, io sono, siccome non ho i soldi per il bunker, ho preso cosa una moto da cross elaborata. Benzina, pistola. Ah sì, giusto. Jeep. Giusto. Queste sono, diciamo, le pastiglie per purificare l'acqua. Noi che siamo più poveretti. Scorte alimentari. Cioè, questo si sta costruendo una roba da 250 milioni sottoterra, no? Si sta facendo proprio una casa. 1000 euro moto da cross. Ma senza targa. Moto da cross, scappi. Pompa. Guarda che hanno ammazzato. Come si chiamava quello che l'ha ammazzato? Ah, il Mullah Omar. Il Mullah Omar stava scappando dalla moto da cross. Sì, però lui aveva la targa della moto con scritto Mullah Omar. Cioè, potrei essere più idiota. Sulle colline di Scandiano non ci sono i droni americani. Che ne sai? Non ancora. I carabinieri c'hanno il robottino, un attimo. Vabbè, ma sono nella stessa barca. E se ti rincorre il robottino dei carabinieri, sai. C'ho il pompa. Scusa, cazzo, allora, quello è robotico. Se i carabinieri dopo il robot cane fanno il robot gabbiano che viene a cacciarti dall'alto, che fa la cacca sulla gente. Ti spara cacando. Ma io sono convinta che sulle colline di Scandiano non ti cerca nessuno. Vai tranquillo. Ma sai, quando ti serve da mangiare, quello che c'hai. Quella faccia lì, non ho capito. Questa è la faccia posta apocalittica, da apocalisse. Poi anche lì quella porcata di Netflix che abbiamo visto un po' tutti, no? Che è stata scritta dagli Obama. Vedi, anche lì, e questo è un consiglio che do ai miei colleghi, siamo tutti intrattenitori. Sì. In un mondo post-apocalittico dove si vive con, diciamo... Pensa che ruolo avremo noi. Noi dovremmo far ridere i sopravvissuti. Bravo. In un luogo in cui si va per scambio, no? Cioè il baratto. Noi cosa scambiamo? Noi per mangiare o ciucciamo cazzi o facciamo ridere la allora, gente. Allora, io quindi mi offro... Un teatro kabuki. Io mi offro come inseminatore. Comunque ci sarà bisogno di ripopolare il pianeta. Io le chiavo tutte. Sorelle, nonne... Beh. Ce ne saranno altri come sì, te. Sì, ma come me no, cioè io faccio anche finta di provare piacere. Ma in un mondo post-atomico, dove sopravviviamo in pochi, Fabio... Io faccio da mangiare e ti chiavo la nonna. Allora, prima cosa vi insegno, purtroppo in radio non si vede, ma se andate sul sito potete vedere. Questa è la faccia post-apocalittica. Alla Nicolas Cage, Perché è arrivata allora, l'ondata. Allora, gli occhi sono chiusi da flash dell'atomica. E l'alito? L'alito per scacciare i nemici. Ok. Il dente che fa vedere, ehi, ti mordo la gola, faccia di merda. Però sei sorridente. Però è l'espressione che non fa vedere la paura. È l'alito che è un po'... Anche questo alito. Oggi di cosa sa? Di broccoli? Aspetta, alita un attimo.
Ma tu sei il sommelier degli aliti, non mi capisco. Con te ho imparato questa. Vari gusti. Sì. Questo cos'è? Cialda di non caffè? Riesco, cos'è? Non riesco a capire. Cos'hai, non riesci a capire. No, aspetta. No, scusa. Urca. Adesso urca. Stai entrando nel mio spazio. Acidognolo comunque. Sei entrato nel mio spazio. Eh no, acidognolo. Sei nel mio spazio. Sidro, cioè, sidro di me. Naso in bocca troppo. Così non è sentire l'alito. Cioè, così cercarlo. Io ti dico solo che l'ultima volta che ho sentito quest'alito qua era a Leone di Lernia e non è finita benissimo. Ah, mi la stai augurando. Farei un giro. Farei un giro di boa. Secondo me è un problema tu. No, vabbè, e puzza il naso. Oh, ma scusa, gli puzza l'alito lui, è colpa mia. Cioè, il problema puzza il naso non è male. È vero, scusa. Scusa, ma poi è Cyrano de Bergerac, per forza mi sento anche nell'altra stanza. Allora, in questi casi, a parte l'alito di Paolo che si potrà risolvere con una bella mascherina di quelle da, sai, antigas. O una bella bomba. Allora, siamo 4 milioni che ascoltano lo zoo, più o meno, no? In totale? Quanti sono in totale gli ascoltatori? 4 totale, milioni. In totale non lo so, in totale. In totale, allora, siamo in 4 milioni. 4 milioni, tra questi 4 milioni ognuno saprà fare qualcosa. Se ci uniamo per una volta tutti non insieme. Non è detto però, è male. A parte mandare bonifici su PayPal a Wender. Allora, ci uniamo veramente qua, niente soldi, ognuno deve mettere il suo. Cioè, scusa, tu cosa sai fare? Il muratore, perfetto. Prestami allora la penna un attimo. Prego. Scusa, però, scusa questa, Marco. Scusa Fabio, questi 4 milioni sono, me ne rimangono vivi 200.000. Perché, scusa? Perché? Il resto li mangiamo. No, no. Ma allora dobbiamo fare una selezione. Allora, iniziamo già da adesso, cari ascoltatori. 342 41 15. Chi 105. Si offre come manzo umano? No, no, no. Dobbiamo sapere. Allora, quelli utili scrivono: io faccio il muratore, allora ti selezioniamo. Io faccio il dottore, l'infermiera, sì, ti selezioniamo. Se non sai fare un cazzo, ti dovremo mangiare. Manzo. Manzo. O tacchino, dipende dalla. Però 342 scusa, 41 15 105. Faccio il pizzaiolo, assunto subito. Ma tu sei subito sicuro di voler passare i prossimi 15 anni in un mondo post atomico con gente che ogni 5 secondi ti fa: oh, ma Mauro Mauro, oh, 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 ma sai la vista a Iemi, oh, ma Paolo Nois, oh, c'è un selfie, no aspetta, ho finito il video, no aspetta, oh, 10 secondi, 30 secondi, no, oh, ma Mauro Mauro, ragazzi, meno, sta parlando male di voi, no no dico, sto parlando di voi. State assistendo a Fabio Lisei che vi sta bullizzando, così, sappiatelo, così. Ma io non ho proprio paura, io lo faccio anche davanti. Ehi, ehi, non trattare male il mio cibo. Io costruisco piscine su misura, perfetto. Camionista, serve. Serve. Io faccio il maestro. Beh, sì, ai vostri bambini serve non il maestro. Serve, non serve. Non io serve. Sono cuoco, assunto. Musicista, come? Musicista serve, Marco, una persona cosa da insultare. Come suoni di merda? Cioè, okay. Infermieri in psichiatria, assunto. Serve. So guidare fuori strada, bistecca. No, bistecca. Bistecca. No, biletto. Geometra in no, bistecca. Hamburger, no, hamburger, hamburger. No, scusa, il pesce dove lo mettiamo? Lo facciamo nuotare un po'. Io ho un'azienda di vino. Astice. Assunto. Ah, no, vongola, vongola. Amministratore di condominio, vongola. No, ciao. Nuggets, nuggets. Grigliate, grigliate. Bourguignon, bourguignon. Guarda, guarda, torno a mangiare la carne, te lo giuro. Faccio concime per le piante. In che senso, scusa? No, concime sì. Ma lui stesso, cioè si offre lui, magari lui no, stesso. Ma in un mondo post-atomico sarà inquinato, no no, bistecca no, no, anche lui. Falegname, quindi lavoro legno e posso costruire case di legno, perfetto, oh, assunto. Sei alla tavola. Depurazione delle acque, perfetto, bene, assunto. Bene. Disinfestatore. Dai, però. Carabiniere. No, ci serve dell'ordine, l'ordine eh? Ci serve. All'ordine, non ci sarà più ordine. Ci serve qualcuno che sappia mantenere. No, anarchia, anarchia e armi. Anarchia e armi. Ha ragione, ragione. Io voglio il pick up, voglio il pick up. Mi faccio crescere barbone e baffoni. Allora, il mio sogno è la pistola nella fondina nel poggiatesta passeggero. Bellissimo. Perché tu sei un po' meridionale che guarda indietro, sì, sì, sei sì, un sì, po' spari. Tu vuoi il pick up quello con tre sedili davanti, giusto? No, no, io la Jeep senza niente, in modo che posso sparare agilmente. Qualsiasi Lara Croft. Sì, sì, sì. Dei tubi di ferro con le ruote. Io comunque, voglio ragazzi, la mandate, pistola prego, pugnale. Prego. La pistola con bella! Il manico sotto, bellissimo. Fabio, io non so perché, ma mi sono immaginato questa scena. Tu sei sì, il primo a saltare proprio, sai. Ragazzi, io proprio vi seppellirò tutti. Adesso mando un messaggio così, scritto Becchino, e vedrai. Oh, lui preso, preso. Dai che c'è Wonderland Natale, andiamo, vai, vai. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta Termoni, termoni, termosi forroni. Toni, termosifoni. Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Pronto?
Pronto? Ciao, ma sei senza voce? Ma, cioè, ma vero? Pronto? Tony Termosifoni. Quando? Quando? Pronto? Pronto? Sì, ma dimmi di cazzo di... Sono Tony Termosifoni. Eh? Lo sapevo. Tanti auguri a te. Amore mio, cosa vorresti per Natale? Eh? Ah, questo so, che non mi rompi più i coglioni. Continua a venire giù e non chiamare. Continua. Dimmi tu, da. La senti la neve? La senti la neve di Natale? E dove ti trascina? Come? Ma dove cazzo sei? Ma vaffanculo, va. Che non fai un cazzo la mattina. Vaffanculo, ti è chi cazzo ti ha chiamato pure. Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso? Nervosa mille. Prato? Sì? Sono Tony Termosifone. Tu conosci Tony Termosifone? Ma chi parla, scusi? Madonna, che nervosa! Pronto? Rispondi. Ma dai, chi parla, dai? Sono Tony Termosifone. Fa uno che fa i scherzi. Lo conosci, Tony Termosifone? Aia. Nervosa mille. Pronto? Sono Tony Termosifone. Rispondi. Continua a venire giù e non chiamare. Continua. Pronto? Tanti auguri a te, cantava adesso come embriaco. Lascialo lì. Pronto? Pronto? Sei ubriaco magari, perché sei ubriaco? Rispondi merda, ti ammazzo. Hai finito di rompere coglioni? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei? Hai finito di rompere coglioni? La senti la neve? La senti la neve di Natale? E dove ti trascino? Figlio di una troia! Parla per bene quando vuoi parlare con le persone e non essere maleducato! Tanti auguri a te! È il compleanno! Tanti auguri a te! Amore mio, cosa... Prato! Dai, che adesso vado a dormire, dai, ciao, che mi devo riposare, sono stanco. Pure! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland. Sacco di ascoltatori che fanno lavori interessanti e utili per il nostro progetto di bunker antiatomico. Però c'è questa figura promiscua che... Faccio la salumiere, macellaia, gnocca e brava. Cioè la macellaia che ci macella le persone si fa anche scopare. Utile. Sì. Scusate il traduttore impazzito, trasporto gasolio e fornisco gasolio a tutti. Ma in un mondo post-atomico, i benzinai rimasti... Sorbetto. Maestro Pasquale. Tornitore, fresatore, saldatore serve. Poso pavimenti per ospedali. Ma che lavoro? No, niente. Lui è Tartar. I malati li uccidiamo. Sì, Tartar. Sì. Poi aspetta, disinfestatore. No, lui vitello tonnato proprio. Lo voglio. Però attenzione, sì, anche perché magari le blatte le mangiamo. Il frumento. Meccanico auto, questo può servire. Sì. Poi idraulico può servire. Sì. Elettricista serve. Babysitter. Faccio pompini col culo. Assuntissima proprio. Assunta.
Però molto credo che bravo. Sia un uomo, Marco, quindi assunto per Mazzoli. Cari ascoltatori, siamo vicini a Natale e magari il regalo ve lo facciamo noi. Ecco. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e se sarete più veloci potrete giocare con noi al Vinci che hai vinto. Se ci andrai a genio, potremo farti il regalo dei regali. È l'ultima, Oggi regaliamo il fumagazzone proprio. Sì, può darsi. Quello può grosso. Appendolo da no, quelli da mettere sui palazzi proprio. La meridiana fumagazzo. Sì, da polso di 40 centimetri. Bello. Tra poco, immaginato tra poco. Mentre ballavi in una discoteca, sai con la palla quella... Sì. Quella anni 70, no? Come ero vestito? Ti immaginavo tutto vestito di piume? Tipo da... No, d'argento. No, era, non sì. Non è più di moda. Catarifrangente. No, ma... Oro. No, no, argento a zampa d'elefante oro, con lo stivaletto nero coi piedini. Oro per... o multicolore. Balla un attimo come se fossi in pista, un attimo. Che tipo di danza vuoi? Questa, un po' anni 70. No, mi devi dire un attimo i passi. No, vabbè. Sai che ho insegnato danza per anni. Mai insegnato a nessuno. Adesso no. No, mai. Sono mai stato il balletto. Mai. Sei quartato comunque, eh? È impossibile. Sì, ti sei rinquartato. Non so, oggi sei strano. No, cosa hai fatto? Perché? Una trasformazione rispetto a ieri. Non notate? Cioè, un da po ieri? Più... ma cos'era un po' più... Io vedo solo il microfono, Marco. Sono due mesi che vedo un microfono con la maglia. Sì, c'è il microfono. Ah, a proposito, sì, volevo appunto dirti questa cosa. Adesso sì. A gennaio che ci spostiamo, cerchiamo magari un'inquadratura... No, stavo pensando perché da sotto. Perché su 105, quando vado sul sito, no, vedo questo microfono parlare e dire anche cose divertenti. Ma come ci spostiamo? Eh sì, noi ci spostiamo, io e Paolo ci spostiamo, è deciso. Andiamo. Hai comprato il codec? Ma va, che cazzo compro codec, lo rubo qua. Ma tanto non sei... certo, è ovvio, scusa. Erasmo accenderà il microfono, non lo sentirà nessuno. Ma non c'è, guarda che non va. Ma no, ma lui registra, quindi non ha bisogno. Ma non neanche quello. Neanche questo quello. Microfono? Ah, questo? No, ne ho tanti di là. Ah, tanti. Beh. Hai comprati negli anni, tutti, vero? Negli anni li ho grattati un po', diciamo. Ah, i viaggi in Italia sono serviti. Sì. Diciamo, è un viaggio di qua, un viaggio di là, microfono qui, microfono là. Tirichidità. Comunque, non riesco a capire come sia possibile che questo report, questa puntata di report, dove parla dei costi umani e ambientali del passaggio delle auto elettriche sia scomparsa completamente dalla rete, cioè proprio non si trova. Addirittura Antonio Summa, sai che lui è uno che trova qualsiasi roba, niente, l'avevano pubblicata su YouTube e l'hanno bloccata. Su Rai Play non si trova, com'è possibile? No, è pesante quello. Dovevate che hanno... salvarvela prima. Savavvela, Savavvela. Come hai detto, scusa? Ok, allora basta parole di 5 sillabe. Ragazzi, oggi posso dire quello che voglio e non può controattaccare perché non ce la fa proprio. Finito. Allora, Marco, io davanti a me vedo un enorme 58 che sono i minuti che mi separano dalle ferie. Aspetta. No, di meno. 54. Di meno. Abbiamo 54, 53. Comunque, 59. Ho trovato sul sito della Rai un piccolo riepilogo scritto, ma il video non c'è. Ma perché l'hanno tolto, scusa? Allora, si parla di deforestazione, centrali a carbone, interi villaggi sgomperati con la forza, scarti chimici nelle acque, operai bruciati vivi, schiavi bambini, fauna e flora devastate. Allora per quello che non si trova, Marco, cioè, è una roba atroce. Incidenti mortali sono il prezzo nascosto dell'auto elettrica. La rivoluzione verde, infatti, come tutte le rivoluzioni, non è un pranzo di gala. E poi spiega tutta una serie di cose. Volevo vedermelo, me l'ha mandato un ascoltatore. Sì, ma discutevamo stamattina. Sì. Il concetto è dobbiamo cambiare la macchina. Allora, le macchine, so che Fabio questa cosa sta sul cazzo, ma la macchina praticamente il mezzo. Il motore economico del mondo. Esatto, cioè quando un paese vende molte autovetture, praticamente il paese sta bene, perché si è sempre girato intorno a quello, cioè la pubblicità. Vabbè, vendi le elettriche. Vendi tante auto elettriche. Sì, sì, no, appunto, bravo, no, il concetto sta alla base. Prima ci hanno imbarcato dicendo diesel è il più verde di tutti, non inquinano. No. Voi. Alla base dell'economia mondiale è tu devi cambiare la macchina. Mm-hmm. Adesso il pretesto è devi passare all'elettrico. Con la differenza che un'azienda, metti, non so, la Ford per esempio, spende milioni di euro in ricerca per creare magari un motore nuovo che inquina meno, questo e quest'altro, adesso, e paghi la macchina diciamo 50.000 euro. Adesso tu compri una macchina elettrica che è praticamente una scatola con le ruote e un motore che comprano all'estero. Perché il motore non lo fanno più loro. È sempre lo stesso. Sì, è sempre lo stesso, magari ne mettono due.
due, c'è quello un po' più potente, quello meno, ma li comprano tutti in Cina e quindi c'è un ricavo ancora più alto sull'auto elettrica, perché ti stanno vendendo un iPod. La Tesla è un iPad con le ruote praticamente, sì, è un motorino elettrico del cazzo che comunque oltretutto la chicca l'ha trovata la puntata. L'hai trovata? Non so, sì, l'ha mandata su WhatsApp, non so se è quella. Non lo so, non lo so, non riesco a vedere non... se è questa. Puntata Marco nel 19/11/2023. C'è la puntata, non l'hanno cancellata. Non lo so. Certo. No, aspetta. Non so se è la stessa. Il titolo comunque è questo qua. È scritto centrale, vediamo, carbone, interi villaggi, quello lì. Il titolo è questo qua? Ma adesso parli sarà così? Sarà anche che io non riesco a vedere le robe italiane da qua. Tanto Emiliano. Non puoi vedere questo video perché sei in America. Però ci ha provato allora Summa. Non è sparito. No, ma vediamo. Summa, se lo trovi, me lo scarichi per favore, mi mandi l'audio. Grazie. Summa lo trova perché è nella chat. Ma insomma, allora vedi? Speriamo che sia vero allora. Perché comunque l'hanno levato. Anche Paolo Noiz ha provato. È lui che sta negli Stati Uniti. E allora niente, non c'è lo scoop, non c'è lo scoop, ragazzi. Non cazzo l'hanno cancellata i poteri forti, era un'altra puttanata. Guardalo lì, anche da ubriaco non dicevo l'hanno cancellata i poteri forti. Il difensore forti dell'indifendibile. Non l'hanno, questa volta i poteri forti non ce l'hanno fatta a cancellare. Non hai detto, la io ancora non Rai riesco 3 a vederlo. Io non riesco a vederlo. Io la sto vedendo adesso, Marco. Ma perché guarda, tu fammela vedere, fammela vedere. Guarda, sentire, sentire. Guarda, eccola qua. A sentire. Allora Antonio Summa è un cazzaro. Ma tu che ci vai dietro però. Sta andando? Eccolo qua, andando, sì, sì, qua, guarda, senti, andando, la Cina controlla. Ti piace la Cina controlla? Alza il volume così bello, sentiamo cosa. Le batterie e anche le batterie. Vedi. Niente, non ce l'hanno fatta. Insomma, sei un cazzaro, forti, vai a fare siamo in culo. Siamo così 50 minuti, mi piaceva la voce di Ciccioramino. Come si chiama? L'anno prossimo dobbiamo fare la clonazione di Report, fare delle robe che non hanno senso, bello. Come Report. Ma anche adesso il programma è in sé, comunque ogni tanto vabbè, adesso dice delle cagate. Adesso dobbiamo smontare. Posso tutto dire il mondo una cosa, che comunque questi poteri forti non sono poi così forti, perché alla fine non riescono mai a fare un cazzo. Oh, senti, alla fine li sgamano sempre. Ma ha detto Summa, se tu vai sul link che mi hanno girato, non te lo fa aprire. Ma ti hanno girato secondo dall'America me. Allora, secondo me sono poteri mediamente frizzanti, non sono forti. Allora, gli ho scritto, mi fai una cortesia, non riesco a vederlo qua in America, me lo puoi? E lui mi fa, ti serve subito l'apertura? Dico, no, no, non importa, mi serve l'audio. È bloccato, mi ha scritto. Ah, non c'aveva voglia di farla allora, Marco. E allora gli ho scritto, prova a vedere se c'è su Rai Play. Yes, sto cercando, non trovo un cazzo. Summa era a pranzo con noi comunque. Non c'è voglia di farlo, Marco. La stelletta ninja usata. Comunque mi interessa vederlo, voglio vederlo, voglio vederlo, mi interessa. Comunque non penso che dicano cazzate, è il tuo canale preferito. No, no, Rai 3, allora, devo dire la verità che Report è un programma fatto molto bene da bravissimi giornalisti ed è per questo che Rai 3 li sta buttando fuori e finiranno alla 8 anche loro insieme a Fazio. Quindi il prossimo anno, ciao Report, vi aspettiamo su TV8. Vabbè, uguale, chi se ne frega, è un telecomando. Un po' come potrebbe succedere allo zoo, capito? Un attimo. Stesso discorso. Zodi Kiss Kiss, Jody RDS, Zodi J, la stessa roba, insomma. Non la fine, suona insomma, uguale. Acqua di zoo potremmo però fare. Però è bello, Zodi J è bello, Zodi J. No, ho già dato, Marco, è già detto. Sono come Zodici. Sì, no, non è bello. Cos'è che c'è? Zodi Virgin? No. E se no urliamo dalle finestre? Virgin Zoo, però è bello. Scusa, secondo me il megafono è il ritorno a... E se andassimo in onda su di Monte Carlo in giacca e cravatta a bestemmiare. Se stampassimo un vinile ogni puntata e lo distribuissimo. Bello, ma un bel Lemonella, ragazzi, un latte ma se miele facessimo un bel podcast e fatto romanzo e poi morissimo di fame, una buona idea. BBC? BBC, BBC. Nel BBC senso di Big Black Cock, lo diceva lei. Chi abbiamo al telefono? Noemi da Milano, dai, giochiamo. A sedere inizia il gioco di show. Stronzate! Non ci piace così, scaciumpa. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto, scaciumpa. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Buongiorno Noemi da Milano. Che cazzo ridi, Puccioli, brutta ubriacona? No, cosa ridi? Ma perché scusa Noemi, rido perché Johnny per provare l'uniposca lì con cui doveva firmare una maglietta l'ha provato sulla parete della radio. Ecco, hai visto? No. In vino verita. Ragazzi, abbiamo un'ascoltatrice in linea, scusate. Un attimo. Allora, ciao Noemi, come stai? In vino veritas, buongiorno. Tutto sì, bene? Sì, scusa, sono tutti ubriachi. Sono assolutamente nella vostra città. Ecco, noi, tu ti chiami Noemi, abiti a Milano, quindi fai le pulizie in casa, perché tutte le donne delle pulizie a Milano si chiamano Noemi. No. Perché?
Tutte, no. tutte quelle che conosco io si chiamano tutte Noemi. Non è vero, era la mia donna delle pulizie che ho passato a te, che mi aveva passato un altro mio amico. Ma adesso io ne ho un'altra che si chiama Noemi. Vabbè, vabbè. Senti, Noemi, il massimo che posso fare è aprirvi qualche bottiglia. Senti, ma perché parli con la Ferragni così? Che figa, dimmi. Ma come fanno con la Ferragni? No, senti, guys. Ma in questo prova a dire hi guys, prova a dire hi guys. Vai. Hi guys. È uguale, uguale. Lei, uguale. Ma ci stai parlando a bordo di una BMW con un panettone in mano. Station wagon con la borsa di Louis Vuitton. Figa. Allora, sono a bordo di una BMW, ma non ho una station wagon. Porca e, non ho una Louis Vuitton. Cos'è? La Gucci? Cos'è? La Gucci? Chanel. Cioè, no, Chanel. Sono un po' più dalla borsa del Despar, Marco. Ho una Trussardi. Bella. Sai cosa mi piace, figa? Che c'è la parlata stanca da milanese. Sì, la milanese. E dov'è che ti stai annoiando, figa? Senti, beh, ragazzi, non... io sono Brambilla di cognome, quindi ma non erano estinti, Brambilla, erano estinti. Ma scusa, io sono scusa, una delle poche. Noemi, io non vorrei chiederti l'età, però per capire un attimo se sei una benestante. Fertile. No, se sei benestante degli anni 80-90, ecco. Cioè, sei, messo? Sei sopra il 30 o sopra il 40? Secondo te? Ecco. La voce. Te? Cioè, 32, 34. Sì. Ce l'hai un po' aperta. Ragazzi, siamo in quel range, mettiamola così. Figa, siamo in quel range, hai capito bestia? Ma il range è il Range Rover. Hai avuto caso. Un'imbruttita cazzo al telefono con questo gioco, ragazzi. Il Range Rover ce l'abbiamo parcheggiato in mia. Ma io la voglio vedere, dai, ci dai il tuo indirizzo Instagram, ti voglio vedere, sono curioso, dai, sono curioso. Sono personaggio. Vai, Noella Wines, vai. Noella Wines. Sai Noella. Che potresti essere l'unica settentrionale che ci ascolta. Quindi Noella Wines, Wines con la W? W, sì, Wines come Winchia, in inglese. Ma la fica della Madonna proprio. Ma c'è la voce da figa lei. Madonna mia. Sorella, proprio bella bella. Personaggio di cosa ti occupi, cazzo? Ma grazie. Ma sei proprio una bella diciamo ragazza, nella mia seconda vita mi occupo di vino. Io nella mia prima faccio l'avvocato penalista, nella seconda mi occupo di vino. Comunque e come spacca. Vedete dal mio Instagram faccio comunicazione nel mondo del vino. Fega. Ma ci lasciate parlare con i nostri simili. Tu sei terrona, che cazzo vuoi? Bella. Ma non sono terrona. Qua i due milanesi nati a Milan siamo io e Paolo Nocito. Allora, che poi l'è interon di base, però l'è nata a Milan. Allora, i problemi dei miei genitori rimangono dei miei genitori. Io sono del certo velate. Beh, ma anche a me sono cresciuto poi in Brianza, figa. Sono prima sta a Montevegia, poi sono andato a vivere in Bersag. Io sono nata Correzzana. Vedi. Comunque frequentavo il giro di Arcore. Vabbè, piena abbastanza. Ah, bel giro anch'io. Allora, avvocato penalista. Ubriacona, sì. Poi. Allora, se volete dare una mano a questa ragazza con i suoi meravigliosi vini e vedere anche un bel fighino, si chiama Noemi Brambilla, quindi Noella Wines con la W. Wines. Esatto. Noella Wines. Ok, perché sai che esatto. Ci sono. Sta crescendo a dismisura. Ci ha sparato un 3000. Senti, Noella, tu come te la cavi col toro meccanico? Beh, diciamo che posso dargli testa. Sì, non lo devi scopare, lo devi cavalcare. Posso dargli testa? Beh. Senti, Noemi, sei fidanzata? C'hai il compagno? C'hai il tipo diciamo con la fresca? Diciamo che al momento no. Okay. Quindi porca non c'è miseria. Nessun cornuto nella tua vita, ho capito. Porca miseria. No. Va bene, allora, attenzione Noemi, vediamo se sei anche sveglia e preparata attraverso il vinci che hai vinto. Partiamo, attenzione. Allora, dai, scusa se ti mando in sbatta, allora, facciamo prima la domanda, dai. Hi guys. Allora, per farti sentire un po' a tuo agio lo faccio anche un po' scazzato. Da adoro. Stai volando, adori. Oh, che fresco che fa oggi. C'ho voglia di qualcosa di hot dentro di me, cazzo. Prego. Allora, hai fatto un business meeting con l'administration manager? Scusa se faccio un jumping out, però. Allora, come si chiama la renna preferita del Babbo di Natale? A. Piero Pettine. No, credo. B. Nando Merda. C. Ciccinella Stroppina. Che miseria. Scusa se sono stato audace, cazzo. Una bolla intanto. www.fumagazzi.it. Siete ancora in tempo ad acquistare Don Vito Corleone, perché alcune proposte capitano una volta sola e non si possono rifiutare. E la risposta è la C.
Senti come il nordico ti risponde proprio a tono. Senti come è sviluppato diciamo la parte grigiastra. Mi sei precisa come un frontaliere, cazzo. Che miseria. Attenzione, quale di queste è considerata la cosa più repellente del mondo secondo la FICA durante gli approcci? A. L'alito di vodka Red Bull e l'anello di bamba secca alla narice. B. La mano sulla palla con l'occhiolino. Come ci comportiamo? C. La bestemmia veneta dopo un complimento estetico. Wow, che bella figa. Il vostro Natale non sarà un Natale se non andate su www.enotecazoo.com per brindare con Spruzzi, Balordi e Lambrutto. Bravissima. La risposta è la A. La A, brava! Ragazzi, come mi è preparata? Stavo sbagliando il sbattimento. Questa è l'area della circonvallazione che fa girare le sinapsi. Mamma mia, senti come girano proprio. Senti, sembri quasi un V8 comunque di una Bentley. Ma almeno mi abiti nel 2100. No, su questo non posso lasciare dichiarazioni. Però si sente che vedi la Madonnina quando urini. No, attenzione, quale di queste favole Disney di Natale potrebbe essere nelle sale nel 2024? Sì. A. Santa Claus e l'infarto sul tetto. No, poverino. Ritrovato 3 mesi dopo. Poi poverino. B. Babbo Natale e il molestatore. No. Ragazzi, questo si introduce in casa con dei bambini. Io farei due analisi. In effetti, sì. C. La Befana si fa le canne. Quello potrebbe essere. L'ha fatta. Attenzione. Per note infocate andate su supermshop.com e la risposta è la B. Ma figa, figa, ma come sei pettinata, zia. Senti, ma si va a Natale, dove vai? A Curma? Mi raccomando. A Natale vado prima a Curma, sì. E poi a Santa. E poi a Santa, ovviamente. Giustamente. Facendo un passaggio per Bormio anche. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Porca miseria. Ma perché St. Moritz non vuoi fare il capodanno a St. Moritz? Stai scherzando? Scusa, è pieno di meridionali. C'ho già il Range Rover carico di sci e bumbuni. Scusa, è pieno di meridionali Morris ormai. Per andare più a nord. Ma noi creiamo una comunità a sé stante. Dai, sono già in fila per la verde. Allora, quale di questi giocattoli è stato il più desiderato dai figli degli anni 80? Sì. A. Barbie ludopatica con la scatola a forma di slot VLT e l'odore di tabagista. B. Big Pietro Mollica, l'action figure del veterano della Seconda Guerra Mondiale ultra 80 anni. No. Cosa divisiva? C. Lego cascata colorata, un secchio pieno di mattoncini. Un gioco avvicendissimo. Mamma mia, che bello! www.fumagazzi.it. Ultima opportunità per Subacco Nero per chi vuole andarci fino in fondo. Brava. E la risposta è la A. La A. Mamma mia. Allora mi sembra che la signorina la topa meriti un top. Il fighino milanese, direi. Il fighino milanese me lo deve sfoggiare, dai. Gran fighino milanese che potete anche voi ammirare sulla sua pagina Instagram, Noella Wines, Noella Wines. Allora, senti, se per caso te lo mandiamo giù, tu mi molli il rolli, quello con la corona brutta, e me lo schiaffi al polso, me lo fai vedere nella page? Assolutamente sì. Allora dai, ci stiamo, visto che oggi è l'ultima puntata dello Zoo del 2023, ti regaliamo un fantastico Fumagazzi. Adori. Senti, guarda, siccome me la sento, visto che sei una, cioè, bella sprint, secondo me, figa, tu adesso a Curma ti fai spazzolare un po' il fregnone. Ti regalo anche uno spray per il tuo compagno, nel caso scegliessi uno ultra cinquantenne col Porsche. No, di Super M, che glielo spruzzi sulla minchia e gli diventa per dura. Per vernicelli e l'uccello. Esatto, ti mandiamo anche questo. Adoro. Super M. Non dovrebbe esserci bisogno, però ringrazio. Si sa mai nella vita, non sai che l'uomo mai, per far bella mai, figura a volte ingurgita, certo, queste pastigliette. Guarda, cazzi molli sono sempre dietro l'angolo. Cazzo molli is the new black. Adoro. Senti, stiamo volando insieme a te, siamo contenti che hai vinto, ti mandiamo anche la cianfrusaglia di sta radio qua, maledetta, e buon Natale, buona sciata. Anche a voi, ciao. Mi raccomando, brindate bene. Ciao Gioia, ciao. Scusa, Noemi. Noemi,
Mi fai una clacsonata di BMW, per favore? Sei per caso a bordo? La senti? No. Perché insomma, okay, senti, mi guarda. No, abbassa il finestrino, abbassa il finestrino. È sonorizzato lui. È sonorizzato. Allora, abbassiamo il finestrino. Aspetta. Senti? No. Zero. Questo è il suono della ricchezza. Allora, per perché lei c'ha il clacson da ricco. Lei c'ha il clacson milanese, fa. Vai ora. Vai, prova. No, Marco, niente, per il cazzo. Niente. C'ha un mimo al posto del clacson che fa via. Ma no, c'ha un barbone. Ma non è sonorizzata. Sì, certo. Allora è anche una BMW, BMW di quelle serie. Sì. Ciao, Noemi, un bacio. Ciao. Buon Natale. Ciao. No, troppo fiato, dai. Che spettacolo, poi cazzo. Mi scendi un po'. Cazzo, poi brambilla. E questo è bello, però. Bello. È bello, ragazzi. Io sono contento perché, sai, la nostra comunità dello zoo è sempre stata vista come quella roba lì. E invece ristretta là. E invece, no. C'è anche lui. E anche lei. Qui può qua. Ma io pensavo che i brambilla crescessero ormai solo in cattività. Invece esistono ancora in natura i brambilla. È quella figura del milanese fastidiosa, no? Sì, che purtroppo è andata via via estinguendosi. Invece vedi che ce ne sono ancora. Però un è po'. Il suo fascino. Perché vedi? Se tu vai in alcuni bar del centro di Milano a fare l'aperitivo, Corso Magenta, ogni tanto trovi questi elementi. Sono belli, sono caratteristici. Noi abbiamo fatto mille film con il Dogui, no? Che certo. Rappresentava un po' quel milanese, lo sborone. Anche se adesso mi va molto di moda il private party. Il private party? Sì. Figa, sì. Sto volando. In loft. Top, zio. Top. Vernissage, cazzo. Dai. Minchia, come mi sei boomer. Ragazzi, ma come cazzo parla la gente, oh? Minchia, abbiamo inventato noi la lingua, la cultura nasce dal nostro paese. Adesso parliamo come sti strongoloidi americani. Scusate. Top. Ho fatto un meeting con il mio administration manager. Ma vai a fare. Ragazzi, c'è una visita, scusate. Chi è? Oh, dovete, Wender. Dovete ciao. Donare a tutti quanti. Ancora 100 chi? Euro per la scusi, padre Polo. Ho portato la busta. Lei è sporco di rossetto in viso, padre Polo. Sì, perché praticamente mentre sai che io vengo col freccia, sì? Bianco, sì? C'era una signora che si sentiva male e allora l'ho dovuta soccorrere e fargli un bocca a bocca. Ecco perché ha sbagliato aveva mira, però. Non riesco a toglierlo. Ma il bocca a bocca dove è avvenuto, mi scusi? Cioè, su quale delle sei labbra lei ha appoggiato le sue? Era la carrozza quella dove non c'era nessuno, vicino al ristorante. Sta bene la signora. Bene, grazie. Sì. Senta, padre Polo, poteva portarci in onda anche la sua preferita, insomma, la signora Domenica. Signora Domenica ce l'abbiamo, l'ho sentita ieri, era un po' sfatta la signora, un po' ubriaca. Gli ho mandato una cassa di vino. Senta, padre Pollo, noi abbiamo un'usanza nello zoo. A fine stagione, quando si avvicina la festa dell'Altissimo, del figlio dell'Altissimo, noi solitamente chiamiamo in diretta una signora anziana che si chiama Santina per farle gli auguri di buona Pasqua, con il rischio di diciamo blasfemia. Sì, esatto. Sì. Lei se la sente oggi di gestire questa cosa insieme a noi? Allora, sono venuto qui per raccontarvi tante cose. Ecco. Per non chiamare però delle povere anziane. Certo. Bravo, che potrebbero rischiare di farvi saltare il prossimo anno. Esatto. Già siete tutti a rischio. Molto prudente da parte. Molto a rischio. Sì. Bene. Molto a rischio. Allora, sono qui, ne approfitto ovviamente, perché c'è la radio e bisogna comunicare la voce del Cristo. Sì. Quindi tutti insieme facciamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Sandro. Sandro. Sono venuto a elencare un po' cosa faremo il giorno di Natale. Ah, che bella iniziativa. Ah, dove? In chiesa? In chiesa, alla San Parrocchia, la nostra che... Allora, no, non si è capito il nome della parrocchia. Non ho capito. Allora, iniziamo alla mezzanotte del 24 con la grande messa. Ah, che bello. Tiriamo fino al mattino, non stop. In che senso? Faccio la messa fino al avanti, mattino. Sì. Non stop con Don Franchino e Killer Padre, che sono due preti bravissimi. Killer Padre. E passiamo al 25 mattino. Sì. Ora da bello. Definire, non si sa bene o male quando finirà la festa, per chi è ancora in piedi.
qualche babbata con i canti gregoriani. Bello, sì. No, mi scusi, come fa la canta? Non è una cosa di chiesa la che babbata, mi scusi. Sarebbe piacere, forza, per forza, ormai con tutte le comunità che ci sono straniere. Certo, certo. Nel giusto, paese. Inclusiva. Certo, bravo. Alle ore 9, grande scopata in giardino con le suore. In che senso? Che dobbiamo ripulire tutto quello che abbiamo sporcato. Ah, c'è la babbata. Ognuno prende una scopa e pulisce. E pulisce. Ore 12. Cosa? Per cosa fa con le mani? Una pausa un attimo. Ore 12, spuntino di Natale. Il pippone. Cos'è il pippone? Cioè, non ridacchi, tutto sporco di rossetto. Cos'è il pippone, padre? Panettone di padre Pio. Ma allora sarebbe in tre varianti. Ah, sì. Pesce, carne o carne e pesce. E la terza qual è? Così? Carne e pesce insieme. Ah, ok. Ecco, sì, sì. Ore 15, tanta allegria con il pagliaccio napoletano. Ma chi è questo pagliaccio? Ma non ridacchi poi, ma lei ride, perché ride? Ma il pagliaccio napoletano che fa? Ma chi è questo pagliaccio napoletano? Si chiama Luciferino. Bello. Luciferino. I grandi effetti pirotecnici. Tipo? Fare fiamme. A lui da fuoco. Sì, sì, sì. Il massimo è quando si fa. Lui accende una sigaretta, sì? E tutti i bambini lo guardano. Lo guardano che fuma. Bello. Lui fuma davanti al cazzo. Bello numero. Spettacolo. Sì, 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 sì. Peccato non essere. Ore 16, partita di calcio. Credenti contro atei. Ecco, però. Bello. Di solito vinciamo noi. Vinciamo sì, sì. Ecco, l'aiutino. Ore 18, tutti nelle. Dove ridacchi? Tutti nelle docce a tenersi per mano. Ma perché nelle docce? Cantando alleluia, alleluia, alleluia. Ma perché nelle docce, padre? Perché nelle docce? Perché dopo la partita ti ci si lava, cioè. Ma suore e preti insieme? Si può fare anche l'elicottero. È ammesso quest'anno. Sacro, però. Ma mi scusi, padre Polo, anche lei ha il rossetto in bocca, però. Cioè, sì, ho dovuto soccorrere. C'ho il rossetto in faccia? Sì. Eh sì, dappertutto ce l'ha. Sentivo un gusto di fragola. Bene. Attenzione, alle ore 20, grande cenone di Natale. Oh, offerto da un'azienda che non conosco, ma che ci ha donato tutto questo ben di Dio. Chi è questa azienda? Loro si chiamano Escort Advisor. È un sito di soccole. Non so bene, non so bene. È un sito mandano tanti soldi. Ecco, tutte le prostitute che ci sono. Anche loro sono cristiane. Certo. Ore 22, ballo liscio con l'orchestra cover band della cover band dei Jalis. È permesso andare via. Sì, ci credo. Sei stufo, puoi andare. Molto gentile, grazie. Basta? Non ridacchi, finito? Padre, non rida. Come sono bravo a scrivere. Concludiamo. Che sono anche autore. Sì, va bene. Sì. Padre, alla mezzanotte ricominciamo i festeggiamenti facendo il dritto fino a Santo Stefano. Troia. Scusi, da mezzanotte di Natale a Santo Stefano, un minuto. Esatto. Minuto dopo è Santo Stefano. Vabbè, allora fare dritto. Un dritto. Ma senza dormire. E adesso, prima di sentire il messaggio della signora Domenica, ricordo che potete donare alla nostra parrocchia con PayPal. Ah, che gentile. No, sì. No. Anche no, solo un euro. Sì, com'è? All'indirizzo della parrocchia. Chiamo l'indirizzo. Senta, guardi, mi scusi, padre Polo, l'hanno capita gli ascoltatori che non le hanno dato un compenso adeguato. Fammi ritentare. L'indirizzo della parrocchia, Non ridiamo l'indirizzo. Wender con la doppia V sì. DJ, quindi Wender DJ @me.com. Ma non è l'indirizzo della parrocchia. Ma DJ è scritto. Dai, che riesco a arrivare a 7 euro. Perché mandano 0,01 centesimo. Paolo, DJ come è scritto? DJ DJ Domodossola J come yogurt. No, 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 quella no. Y non è bestia. J come DJ, come DJ. Come DJ. J come Junior, Joker. come Junior. Quindi Wender DJ @me.com. E adesso sentiamo i saluti la signora Domenica, prego. Sì. prego Jingle Bay tanti auguri a tutti, anche a Papa Francesco, e anche un abbraccio a te. Jingle Bay anche a voi. Jingle Bay per fargli cantare questa roba. Grazie padre Pollo. Adesso sentiamo il trenino degli ascoltatori che hanno mandato altre lettere di Natale al barbuto bastardo. Sentiamo, vai. Vederla, padre. Salve. Merry Christmas. Quella merdaccia di Babbo Natale, io chiedo un po' di iscritti per il mio canale di YouTube, Un Babbo in Cucina. Ecco. Buone feste a tutti. Caro, carissimo Babbo Natale, io ti ringrazio dal profondo del mio cuore di regalarmi ogni anno un pidocchioso e merdoso pigiama di merda in offerta. Lo vedo nei negozi. Sei solamente un figlio di puttana. Ecco.
Orco Can, auguri a tutti, ciao. Caro Babbo Natale, ci sono tante cose che vorrei, ma visto che sei un merda, so già che non me le porterai. Okay. L'unica cosa che ti chiedo per l'anno prossimo è far vincere qualcosa a Paolo Noyes. Sì. Buon Natale, scemi di merda, Ilaria da Corsico. Ciao Babbo Natale, che ho sentito la canzoncina e in effetti sì, sembra merda, però in quanto che sotto torre ti chiedo un po' di cose. Una, che vorrei la fodera per lo mardellone, che non me lo posso sempre mettere in culo quando che faccio le robe. E da vaffanculo. Grazie. Caro Babbo Natale, io quest'anno vorrei tanti cazzi. Come? No. Non tanti cazzi come l'anno scorso, che erano tutti da risolvere. Vorrei proprio tanti cazzi. Vabbè, se riesci uno in particolare, ma l'ha spiegato se bene. Non riesci, fa niente, basta che mi mandi tanti cazzi. Tanti buon cazzi Natale a tutti. Bravo, bello. Aia. A Natale non chiedere niente, prendi e basta, sii uomo. Merry Christmas. Siete meravigliosi, torniamo tra poco dopo la pubblicità, fra poco. Questo è lo Zoo di 105, yeah. Il programma che sfrutta al 100% la deficienza naturale. Noi siamo Noi siamo Very Normal People! Ehi, Antonio! Stavo leggendo lo studio che rivela il momento della giornata in cui siamo più felici. Tanti hanno scritto che tipo siete tutto ciò di cui necessito per stare bene. Tornate presto perché senza di voi manca l'aria. Buon Gente Natale, Zoo Davide da Torino. Vita. Ma vai a fanculo, merdo. Tu sei un merdo proprio. Merdo. Tu rappresenti il merdo sulla terra, sì, proprio. Lo so. No, allora dice, in ogni persona c'è un momento preferito della giornata in cui sei più felice. Io per esempio mi sveglio la mattina mentre bevo il caffè cago, e quello è un momento in cui guardo i messaggi, le cose, 5:50 del mattino. È il tuo momento più felice? No, non è il momento, è un momento felice che però. Perché vita. Ma no, mi sveglio, guardo le cose. Ma perché caghi e leggi i messaggi? Perché è brutto, scusa. La merda e cazzi degli altri. Non ho detto che è il momento più felice, però è un bel momento. E che qual cagano. È il momento più felice della tua giornata? Il momento più felice è quando ho finito di fare tutto quello che devo fare, posso finalmente tornare a casa e godermi la mia famiglia, no? I miei cani. No, non la moglie. Famiglia, la macchina. Quando entri in macchina e accendi, no. Dici, oh, finalmente. Anche, ma guarda che è una roba. È una questione psicologica, vabbè, proprio. Ognuno ha le sue libidini. Io per esempio, sai che ho sta cazzo di DeLorean, non la uso mai perché adesso ho paura di rovinarla. Ma l'idea di averla in garage mi fa star bene. Io ogni tanto guardo in garage, vedo che ho la mia macchinina, me la pulisco, mi rende felice. Ognuno ha i cazzi suoi. Io è il momento in cui il polso, con una leggera pressione, provoca quel... così e apro la mia bottiglia di vino. Ma infatti dice che comincio a cucinare. Sì, vedi, quando comincio a cucinare, che apro la bottiglia di vino, mi verso il primo con il momento. Credo che il momento. Scusami, no, se vuoi interrompere tutti, sempre. No, stavo dicendo, hai detto il tuo, stavo dicendo il suo, stavo dicendo il mio. Stavo dicendo una cosa, però se vuoi. No, se volete escludermi intenzionalmente. No, prego, se non vi interessa il mio momento. Sei entrato un po' dopo di me, quindi ti sei accavallato. È il ritardo del buffering, sei a Miami. Ma anche tu sei a Miami. Adesso io sono a Miami! Solo quando fa comodo a te! Allora posso tirarti uno schiaffo che tanto non lo senti. Ma il buffering mi risponde attento. Adesso me la sono dimenticata. Hai visto? E questo è il momento più felice, il tuo Alzheimer. Sentiamo il tuo, dai. Sentiamo. Quando covo. Quando covi cosa? Quando covo le uova. Tu non covi le uova. Ah, non sono ovoviparo. No, ah no. Non sei ovviparo. Ovoviparo. Non sei. Allora, ti prego, scegli. Ovviparo. Ovoviviparo, uno dei due. Oviparo non esiste. Oviparo. Oviparo o viviparo? Ragazzi, non mi discriminate per... cioè, io mi sento gallina. Qual è la differenza tra ovipero e oviviparo? Ovoviparo. Ovoviviparo. Ovoviviparo. Adesso l'hai corretto. Qual è la differenza? Non lo sai. Allora, uno lo deve covare, l'altro invece le uova si schiudono da sole. Esatto. Ok, sì. Quindi? Quale sei? Chi è l'ignorante fra noi due? Che tu che non hai ancora detto che cazzo... Non la sapevi! L'orario, non la sapevi. Paolo, dici l'orario, va là. Cosa? Ti sei preso un valà oggi, segnatelo perché ti dici l'orario. Valà. L'orario in cui sei più felice, hai interrotto tutti per dirci questa cosa. Ho interrotto tutti. Stavamo dicendo una roba profondissima che avrebbe cambiato le sorti del mondo. Era il miglior intervento di quest'anno. Allora io sono l'uomo più felice del mondo quando vi interrompo. Modo come un bastardo. Chicca tu, quando è che sei felice? Quando è il momento più felice? Io sono felice quando torna mia figlia a casa la sera che non la vedo dalla mattina. E poi posso dire che ho
oggi sono stata felicissima quando abbiamo ricevuto il messaggio che ci ha annunciato che tutti gli, i cagnolini di Casa Luce sono stati adottati, Marco. Sì, è vero, eh? È vero, si sono dimenticati. Vi ricordate il caso dei, sì, dei canile Lager? Tutti i cani, che erano più o meno 400, sì, quindi esatto, tanti, grazie, grazie in parte anche alla Chicca e noi dello zoo, insomma abbiamo lanciato degli appelli eccetera, sono stati tutti adottati i cani. E io e la Chicca abbiamo questa cosa in comune, noi sì, amiamo molto gli animali, quindi per noi queste cose sono questo gioie. Questo è un momento felice, sicuramente. Puccioni, il tuo quando è? Io... quando lavo le scale, Dio buono. No? No, io no, purtroppo mi trovo un po' come te. Cioè la mattina quando mi sveglio che non c'è nessuno, faccio le mie cose, guardo il telefono. Io cago. Credo che il momento di felicità di ognuno di noi sia quando fai una cosa che ti distrae la testa, no? Esatto. Per bravo, questo che tanti, bravo, tanti ascoltatori bravo, dicono voi, voi ci fate bravo, passare due ore di spensieratezza. È vero, l'ischemia. L'ischemia. È un'ischemia parziale, perché tu in realtà distacchi il cervello dalla realtà e in questo caso ascolti un branco di deficienti che sparano stronzate. Io non volevo dire le seghe, Marco, però perché mi sembrava prosaico. Ma anche quello può essere. Però io per esempio adoro le macchine, lo sai, e quindi a me star lì a pulire, fare i lavori in casa mi piace, quando devo fare un po' di bricolage, quella roba lì mi distrae. Bravo, anche a me, bravo. E se riesco, che è raro, perché solitamente monto i mobili e spacco tutto poi dal nervoso, se ci riesco per me è quello un momento di gioia, no? Poi vabbè, ci sono tanti altri momenti di gioia, quando arrivano i dati d'ascolto, quando la radio ci dà i bon... Quando ci dà un bell'aumento per il successo di quest'anno. Neanche la festa di Natale, niente. Scusate, siamo impegnati, stiamo facendo altre robe, andate a fare in culo, questo è un po' stato il sunto di tutto. Sai Marco, un mignon di Amaro Montenegro sul tavolo così to. Auguri raga. Bello, sì. Non detto un mignon così, sai quelli ma che ti danno. Ma anche senza nei... una pacca sulla spalla, una telefonata, un messaggio con scritto: oh, raga, avete spaccato quest'anno. Basta, eravamo le persone più felici del mondo. No, però... Invece stiamo perdendo questi dettagli. Sono dettagli, sono piccolezze che fanno grandi differenze. Perché noi siamo, tra virgolette, degli artisti. Non siamo bravi coi conti, non siamo bravi mille cose. Però noi portiamo un prodotto che ha successo da tanti anni e aiuta questa azienda a rimanere a galla e ad avere successo, no? Facciamo parte del successo di 105. Quindi mi rivolgo a voi dirigenti che pensate solo al grano ed è giusto. Ogni tanto a noi poveri sfigati che facciamo, diciamo, gli operai di questa azienda e portiamo a casa un prodotto ottimo da 25 anni, un messaggino ogni tanto, un grazie, senza neanche, guarda, il mignon di Amaro Montenegro, no, non no, importa. Col mignon. Col mignon. Col mignon. 15% vabbè, mignon... che mi devi da tre anni. Poi... Ma a parte quello, ma veramente io credo che molti avrebbero pensato: vabbè, fanculo i soldi, però cazzo, comunque mi hanno riconosciuto. No, no, con i soldi e riconoscimento, no, fanculo i soldi. No, allora, mi dai i soldi. Queste, che mi devi. Queste cose, queste piccolezze non vanno perse per strada, perché noi stiamo buttando via anche, c'è anche le festività quest'anno. Se ci pensi, il Natale lo viviamo tutti, in generale, certo, dico. Lo stiamo vivendo male, guerre in corso, brutte notizie. Stiamo buttando via questi piccoli dettagli che invece fanno la differenza. Che sono quei pochi momenti in cui l'essere umano di merda, noi pecore, noi schiavi del sistema, godiamo di queste piccole cose. Se ci levate anche quello, e poi dopo ci girano i coglioni, e io e Paolo ci compriamo il famoso pick up con i fucili a pompa, e lì parte la rivoluzione. Non lo so, non ti stavo ascoltando, Marco. Dove eri? Non me ne fregava un cazzo. No, non lo so perché. Che brutta persona. Io odio tutti, cazzo. No, lo so. È perché è Natale che ti ha rovinato tutto. Sì, Natale lo odio, è una merda. Paolo, sarai su un aereo da solo? Da solo, a mangiare mia moglie da sola. Cosa scegli? Merda e verdure o merda e riso? No. Cosa mangi su un aereo? Non lo so, io l'ho dirotto. No, da solo poi. Picchio dritto nell'oceano. Da solo poi. Sì, sì. Sarai solo tu su quell'aereo. Faccio un buco col piede così. Cazzo. Dai, vieni qua. No, non mi abbracciare, dai. Che schifo. Ragazzi, vi voglio bene. Chiudiamo con la storia di Natale della famiglia Fumagazzi, ok? Dai. Chiudiamo con quello? Andiamo, vai, andiamo. Che freddo, che freddo. Signore, carità, la prego, sono tanto poverella, mi aiuti. No, guardi, sono... cioè, non posso, è che ho fretta, non... Ma la supplico, è Natale, ho una famiglia povera, mio papà è malato, non abbiamo di che sostentarci. Lo so, ma capisci che sono di fretta? Non spicci, cioè aspetta.
che ci do un'occhiata. Niente. No. Grazie lo stesso. Ah, eccoti, amore. Quanto sei messo a scegliere la pelliccia di Ermellino? Come? Dai, che ci aspettano da casa i raghi. Figa, ogni anno siamo in ritardo. Devo anche andare a ritirare le pere di dope da Princi. Fate la carità, vi prego. Oh, ma chi è questa qua? Che paura. Ma no, niente, una barbona. Ma poverina, come? Diamogli qualcosina. Ma non c'ho moneta, sono sprovvisto. Dai, Gigi, non fare il braccino. Non vedi che ha freddo? Dagli qualcosina, dai, è Natale. Ma ti dico che non c'ho moneta, cazzo. Vabbè, senti, Accattona, hai mica il posto che ti faccio una strisciata? Ma poverina. No. Cazzo, allora niente. Figa, ti pago anche le commissioni, non tirarti indietro. Non so neanche di chi stia parlando, mi spiace, mi aiuti. Non ho niente. Lascia stare, Gigi, ci penso io. Voi uomini non avete cuore. Ecco, signorina, buon Natale. Ma che cos'è? È un profumino di Chanel. L'avevo nella borsetta. Buon Natale. Ma io ho fame. Ma sti barboni non sono mai contenti. Come? Andiamo, va, che c'ho una fame della Madonna. Speriamo che Casiraghi spari giù le crudité, che c'ho una libidine di pescato. Accidenti, ho freddo, ho fame. Perché nessuno mi aiuta? Perché? Ma cos'è questo rumore? È Wender. Ma sei Babbo Natale della Rinascente. Beato te che hai un lavoro. Diciamo che lavoro una volta all'anno, ma sono tanto impegnato. Cazzo ride. Lo capisco. Wow, che bel costume che hai, sembra vero. Hai freddo? Sì, tanto. Tieni, questo regalo è per te. Ma che cos'è? Una candela? Ma che devo fare con una candela? Chiudi gli occhi, soffia ed esprimi un desiderio. Grazie, ma io non credo ai desideri. Ma dove sei finito? Ehi, lavoratore interinale, stagionale, con bel costume? Vabbè, proviamo a soffiare. In fondo ormai non mi rimane più nulla a parte la speranza. Signorina, apra gli occhi, la sua auto la sta aspettando. Ma chi sei? E perché ho addosso un lussuoso cappotto? Perché profumo così tanto? Che le succede? Si sbrighi, i Casiraghi l'aspettano, non vorrà farli aspettare. O anche la Rolls in doppia fila. Non capisco, lei chi è? Ma come? Sono il suo maggiordomo, signorina. Sta bene. Prego, salga. Bella trama di un film, eh? La poltrona per due potremmo fare. Sembra. Sì. Ecco arrivati. Oh, Marchesina, ti stavo aspettando. Marchesina? Io? Amore, ti sei fatta attendere. Uè, ciccia, ma quella là non ha mica un viso familiare. Sì, mi sembra anche a me. Sembra la barbona di stamattina. Ah, quella senza POS. Oh, è vero, due gocce d'acqua. Signori, un attimo di silenzio, per piacere. Vorrei fare un annuncio. Che succede? Davanti a tutti voi vorrei chiedere la mano della Marchesina Silvia. Silvia, mi vuoi sposare? Che freddo! Mi ero addormentata. Che bel sogno. Ero ricca, un uomo bellissimo voleva sposarmi. È stata la candela. Devo riaccenderla, ma non ho l'accendino. Pure. Cercavi questo, Silvia? Aia. Grazie. Allora, dove sei scappata?
non mi hai risposto. Cenerentola. Mi vuoi sposare? Ma allora il sogno non è sogno. Insomma, sì, sì, lo voglio. Anche se non ti conosco, so che tu sei un bravo ragazzo. Sì, no, non lo conosco. Ma che dici? Ma che sono un bravo ragazzo, poi da cosa lo deduci? Dal bellissimo orologio che indossi, con quel cactus imponente sul quadrante. Non riesco a smettere di guardarlo. Ah già, me l'hai regalato tu, un fumagazzi. Non so perché, ma... Lo sa. Lo so. Orologio, fumagazzi. Quanto è anni 80 sta roba? Volutamente, credo. Orologi, ragazzi. La nana, poi. Non si sapeva cosa dire. Le magie non esistono. I fumagazzi, sì. Tanti auguri dai fratelli fumagazzi. Orologiai, solo per bravi ragazzi. Che bello! E così si chiude il... Vedi che alla fine tu credi nel Santo Natale. No! Sì. In fondo sei buono. Sono ateo! Ragazzi, sono preoccupato, è arrivato un messaggio che cazzo mi mette proprio preoccupazione. Marco, sei sicuro di essere tendenzialmente di destra? Sono le parole che diciamo noi operai di sinistra. Dai che nel 2024 diventi uno di noi. Dai un attimo. Li amiamo tutti. Devi bruciare un omosessuale adesso, Marco, per riequilibrare. Ma smettila. Io non sono di niente. Auguri, ragazzi. Io sono solo dello zoo. Ragazzi, grazie a tutti, ringraziamo tutta la squadra: Wender, Lucilla, Johnny, ciao! Francesco Maggioni, Alessandro Viale, grazie alla Puccioni. Puccioni, non te la prendere. Va, c'è di prendere. Peggio. Ti voglio bene. Buon grazie. Natale! Pensa, grazie anche buon Natale a Fabio Lisei. Pensa, Poi dicono che sono cattivo. Grazie alla Chicca, grazie a Pippo Palmieri, Paolo Nois, Marco Mazzoli, Franco Zuzzurri e Bobo Vieri. Ciao Bobo. Il mio pubblico. Buon Natale. Ciao. Ci sentiamo a gennaio, ciao!